Il forte vento del lago ci porta oggi lontano, ci porta sulle acque dell'Oceano Atlantico, dove un giovanissimo lecchese di 22 anni sta partecipando a questa interminabile regata oceanica, transoceanica nella storia di tutti i tempi. Vedete il vento come soffia impetuoso all'altezza della punta di San Nicolò. Siamo con il papà di Nicolò Banfi, impegnato in 22 anni della canottieri Lecco. Con Nicolò Banfi c'è presente Marco Corti, addetto stampa della canottieri Lecco. Allora, diciamo, dove si trova in questo momento il figlio in pieno Oceano Atlantico? Sì, l'Atlantico del Sud si trova a metà strada circa tra Cape Town, Città del Capo, e Rio de Janeiro. Stanno facendo questa regata che si chiama Cape to Rio ed è una regata che fanno ogni 3 anni, Marco, 4, ogni 3 anni credo, ed è partita la prima edizione intorno agli anni, negli anni 70, precisamente, ho tutto scritto, poi vi faccio sapere le date precise, e appunto ogni 3 anni ripetono questa regata che è di 3.330 miglia. Quest'anno equivale a 6.000 passa chilometri, sì, quindi 6.000 km. 6 volte la penisola italiana, sì. in pieno Atlantico e stanno e questa notte sono passati in prima posizione. Lui fa parte, Nicolò, fa parte di questo equipaggio che naviga su questa barca meravigliosa che è uno Swan 65, cioè vuol dire 20 metri. E stanno, in realtà loro stanno facendo un allenamento. Questa regata la fanno per allenarsi, perché il prossimo anno, fine settembre del 2023, quest'anno. Già è vero, partiranno per fare una regata intorno al mondo, che si chiamava la Whisbread, che è un'altra regata storica in 4 tappe che fa il giro del mondo, appunto. Nicolò farà parte di questo equipaggio, farà una delle 4 tappe probabilmente. Allora, perché allenamento? Questo Swan, questa barca stupenda che ha già fatto una Whisbread nel 77, condotto da una donna che arrivò quinta, no? Quindi un evento straordinario, è stata ripresa, completamente ritrasformata, ristrutturata, e vogliono ripetere la regata, no? Provare a rifare questo grande evento. L'idea è stata del proprietario, che si chiama Marco Trombetti, che è lo sponsor. La barca si chiama Translated Nine è una, come si dice, è un'organizzazione, no, che si occupa di tradurre le online in lingua, no? Quindi Marco Trombetti è un visionario, uno che appassionato poi di vela e crede molto nella capacità della potenzialità, delle capacità dell'uomo, no? Quindi anche di ragazzi molto giovani. Praticamente dice: chiunque può arrivare a fare delle cose. Hanno fatto una selezione, stanno facendo ancora una selezione di questi personaggi che faranno parte di questo equipaggio che girerà. Come è arrivato Nicolò a far parte di questo equipaggio? In quanti sono su questa barca, prima di tutto, per attraversare 6.000? Allora, sono l'equipaggio è di 10 persone. La regata la stanno facendo questo equipaggio di 10 persone che è stato selezionato. Strada facendo, dalla barca è partita da Fano, dove c'era il cantiere dove stavano ristrutturandola, sono attraversato ovviamente il Mediterraneo, sono arrivati in Spagna, dalla Spagna sono andati
al Capo Verde, da Capo Verde sono arrivati a Cape Town e durante questo tragitto sono stati selezionati alcuni personaggi che in questo momento poi stanno facendo la regata. È un equipaggio internazionale? È un equipaggio, sì, a bordo c'è una turca, ma ci sono ragazzi anche stati francesi, spagnoli e ti dirò che c'è la selezione per la regata del prossimo anno, del 23 del Giro del Mondo, è stata fatta su persone su europei e americani e la selezione degli americani è stata fatta da Paul Cagliard. Voi avete dei collegamenti via radio tutti no. I giorni, ogni tanto? No, assolutamente no, anche perché prerogativa di questo tipo di regata e di quella che sarà del Giro del Mondo è che le barche navigano senza strumentazione elettronica. Ed è una prerogativa di questo. Quindi quello che noi... Cioè, c'è un tracking, cioè ogni barca invia un segnale che viene captato dall'organizzazione e si può seguire la traccia di ciascuna di queste barche. Giorno per giorno noi la possiamo vedere e poi mandano dei messaggi, diario di bordo della giornata e ognuno racconta cosa è stato, cosa non è stato. In questi giorni è stato piuttosto impegnativo perché hanno trovato condizioni, onde di 4-6 metri, raffiche fino a 35 nodi, che non sono tantissime, però in oceano si fanno sentire. Adesso il meteo sta calando, sta diventando un po' più un po' più calmo, gli equipaggi hanno tempo di riposarsi. Comunque, come dicevo, Translated Nine stanotte è praticamente in testa e speriamo che riesca a restare. L'arrivo è previsto? L'arrivo è previsto intorno al 20-22 di questo mese, tant'è che io vado giù a Rio a vedere l'arrivo, insomma. Marco Corti è un rappresentante e un socio della Canottieri Lecco, che in questo caso tu rappresenti, come ha detto Stampa. È una regata questa che ho letto è già stata fatta una facsimile da un altro famoso velista lecchese, che è stato? Se parliamo del giro intorno al mondo, già un velista della Canottieri Lecco aveva partecipato a due edizioni e poi è entrato a far parte del team di Luna Rossa in Coppa America, e mi riferisco a Paolo Bassani, al prodiere Paolo Bassani, che partecipò a due edizioni della regata intorno al mondo, la Whitbread, prima con Brushfield, che era una barca italiana, e poi con Merit Cup, che era una barca dello skipper neozelandese Grant Dalton. Quindi c'è già un precedente e sono felice per Nicolò. È un motivo di prestigio per la Canottieri Lecco avere un suo socio poco più che ventenne già impegnato in questa prestigiosa impresa. Senza ombra di dubbio, perché per un velista ritengo che questo genere di regate siano veramente un banco di prova molto importante. Primo perché, come diceva prima Banfi, Baffo qui è vela pura, è vela a tornare all'antico senza l'elettronica, che comunque c'è in caso di avaria, c'è la possibilità poi di poter spiombare l'elettronica, che serve solo per la sicurezza, e quindi qui navigano con i sistemi antichi, e poi navigare in oceano per un velista penso sia un'esperienza impagabile al di là di qualsiasi altro tipo di regata al mondo. In questi giorni, concludiamo l'intervista, non è possibile comunicare col figlio da parte del genitore, niente collegamenti radio, come ha ricordato prima anche Marco Corti. No, assolutamente no, non è possibile. E loro hanno a bordo un satellitare che serve per le comunicazioni di emergenza, che ovviamente viene utilizzato solo per comunicare
quello di cui dicevo prima, cosa succede ogni giorno, ma ovviamente non si può comunicare, cioè è normale che no. Aspettiamo quando arrivano. Comunque Papa Banfi sarà all'arrivo. E Papa Banfi si è fatto questo regalo, sì, andiamo all'arrivo a Rio, adesso partiamo il 18, così il 19 e il 20 siamo lì, speriamo, cioè, di vedere l'arrivo dal vivo, e vabbè, sarà un'emozione. Porterete a Rio, chiedo anche a Marco Corti, magari un vessillo dalla canottiera Lecco e uno gagliardetto civico dalla città di Lecco, in omaggio a questo giovane velista così già proiettato nell'immenso oceano, nelle grandi imprese storiche. Sì, poi sentirà Baffo, parlerà con Marco Cariboni che sta seguendo anche lui questa iniziativa, come pure quella di un altro atleta della canottieri Lecco, che è Andrea Oriana, che ha annunciato proprio in questi giorni di voler entrare nel Guinness dei primati sulle 24 ore di nuoto in vasca. A Bormio lo tenterà in aprile e poi tenterà la traversata da Genova a Monte Carlo, anche lì per stabilire un nuovo record sui 155 km a nuoto, quindi due giorni nuotando in mare. Anche questo atleta della canottieri sta portando lustro alla società blu celeste. Bene, quindi sì, no, se io coglierei l'occasione, poi visto questa meraviglia che c'è alle nostre spalle, per come si chiama, cercare di lanciare un messaggio, no? La vela è uno sport meraviglioso che purtroppo in questi ultimi anni viene un po' dimenticato, lasciato in disparte. I ragazzi qui vanno in montagna, d'accordo, perché è bellissimo, ma mi faccio così portavoce, no? Di quello che è l'emozione e la sensazione di poter fare uno sport altrettanto bello che può portare lontano ed è alla portata di tutti, è qui, no? Poi quando ci succedono giornate come questa sono impagabili, quindi per favore ragazzi, provate la vela, provate la vela, che riscopriamo la vela, riscopriamo la vela.